Dottore, cosa pensi di questa storia del pancio di Alvaro? Allora, io penso del pancio di Alvaro che lui con il suo pancio in inverno ha fatto ritornare la felicità a tutti i suoi amici e gli amici dicevano che il pancio di Alvaro era come uno spicchio di sole, è vero? Come uno spicchio di sole. Che buca la nebbia. Elena, sentiamo cosa vuole dire. Secondo me spiega che quando ognuno va in una città deve imparare la lingua che parla con la città. Però non è semplicissimo imparare una lingua nuova. Non è semplice, devi impegnarti a impararla. E chi accoglie il compagno nuovo che deve imparare la lingua, secondo te come si deve comportare? Bene, e deve rispettare le regole che dice la maestra per aiutarlo. Oh, per aiutarlo, benissimo. Vuoi dire qualcosina anche tu, Anna Chiara? Stavi aiutando Elena? Che cosa ti ha colpito di questa storia? Che Alvaro diceva che non ci stavano più bambini. Era tutto... giusto. L'inizio ti ha colpito. Era diverso dal suo paese, è vero? Antonio, cosa vuoi dire? Alvaro è venuto da lontano. Da lontano. Ha detto che non ci stavano gli amici, niente. È andato a scuola e ha imparato tutto. È stato gli amici. È stato capace. Tu come ti saresti sentito al posto di Alvaro? È difficile, è vero, non è proprio semplicissimo cambiare posto, nuovi amici, una nuova lingua. Federico e poi Vito. Io penso di questa storia che Alvaro sembra affidabile, per tutto, anche se deve fare i compiti. Lui è sempre il primo ad aiutare, è vero, questo mi ha colpito, è vero, ha colpito anche me Federico, perché dicevo a un certo punto che lui era prima in difficoltà, dopo si è ambientato, era lui che aiutava gli altri, è vero? Esatto. Vito. A me mi è piaciuta la parte quando Alvaro ha fatto, con il suo mondo ha fatto per andare via l'inverno e ha fatto venire il sole. Nel senso che il suo poncio colorato era talmente colorato che ha fatto andare via la tristezza dell'inverno. Sentiamo Isiana che cosa ci vuole raccontare. A me la storia mi ha colpito quando Silvia, quando era Silvia era malinconica solo perché voleva avere quelle infanzie come... Silvia ha notato una cosa, che da quando c'era Alvaro... Era più bello con lui. Esattamente. Cosa vuoi raccontare? Che ti ha colpito? Che pensi? Io penso che di questa storia i bambini e Alvaro erano tutti contenti per il primo giorno di Alvaro. Uh-huh. E Alvaro era pure contento di vedere tanti nuovi amici. Si sono preoccupati che Alvaro era differente? L'hanno accolto? L'hanno accolto di sorpresa e lui era felice. Di questa storia io penso che quando Alvaro era andato il primo giorno... aveva fatto il primo giorno di scuola, era contento perché aveva degli amici sorridenti e una maestra che sapeva preparare la sua lingua. È vero, c'era la mediatrice culturale che sapeva parlare lo spagnolo. Quando Alvaro
Ed è una cosa piacevole. La mamma era con lui, sicuramente. Sì, io ho capito che alla fine, Alvaro, alla fine, che tutti lo volevano bene e lo volevano sempre in squadra con loro, sempre con lui volevano stare. Oh, siamo tutti uguali, Federico? No. Siamo differenti? Siamo differenti. Siamo come un cibo. Ognuno ha il suo gusto, il suo buon gusto però. È bravo, mi piace questa idea, è bello. Allora, ognuno è come un cibo prelibato, no? Ognuno ha il suo gusto, il suo sapore, il suo colore. Il tuo, Ismail? Sentiamo. Vengo vicino, aspetta. Dimmi. Che alla fine Alvaro ai suoi amici faceva sempre gol. Era uno forte. Per cui significa che i suoi amici lo hanno accettato a giocare con lui. Secondo te è importante essere accettati? Sì. Perché uno si sente come quando viene accettato? Si sente come... Se i tuoi compagni di classe ti vogliono bene, le maestre ti vogliono bene, tutti ti vogliono bene, tu come ti senti? Felice. Ti senti felice. Thank you.
qua un amico. Amico, anche se non è l'angelo che vuoi, alla fine dei conti, non siamo mica dei santi neanche noi. Una volta che nessuno è perfetto, l'importante è fare meglio che puoi. Un nemico è un amico, lui è noi. Ma che ti importa? Bye.